Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi siamo nel Parco Nazionale della Maiella. Esattamente dietro di me c'è il rifugio Pomiglio e mi sto dirigendo in questa direzione dal Pomiglio per andare su al Blockhouse, dove da lì prenderò il sentiero, non mi ricordo come, adesso poi quando arriviamo lì ve lo dico. E oggi il giro è abbastanza lungo e impegnativo, perché oggi saranno 21 km circa di passeggiata per all'incirca, non mi ricordo se 1500 o 1600 di dislivello. E il giro che farò sarà qui proprio dal Pomiglio fino al Bivacco Fusco, per poi fare il Focalone, l'Acquaviva, le Murelle e tornare indietro ad Anello. Maiella, che come sempre è pazzesca, oggi giornata pazzesca. E che dire, ragazzi, niente, mo non so che dico, come al solito, però buona visione. Ciao. Qui la cappella della Madonna della Neve, e da qui prendiamo il sentiero P direzione Bivacco Fusco, 1 ora e 40. Ragazzi, oggi le gambe non girano, però ce la faremo. Abbiamo fatto tutto il sentierino, io lo chiamo il sentierino dei pini mughi, e adesso ancora sentiero P, Bivacco Fusco, sempre 1 ora e 20, rimasto tutto invariato, come se non abbiamo fatto nulla, quindi proseguiamo e continuiamo per 1 ora e 20 che ci porta al Fusco. Sono quasi alla fontana qui e qui si incrocia questo sentierino per la Tavola dei Briganti, che non vedo perché è già vista da tempo. Quindi scendo giù per il sentierino della fontana, ma poi devo decidere se è portata subito per il Fusco, altrimenti taglio tutto qui fino a girare la montagna, andare prima a Murelle e poi tutto il giro sopra. Vediamo. Arrivata la fontana, poca acqua. Bella fredda. E adesso la domanda è: qua o qua? Boh, chiusa. Stile arabo. Andiamo su dritti per il Fusco. Andiamo tosti su per il Fusco. Brutta la salita al Fusco, brutta, poi a mezzogiorno col sole, proprio una merda. Ancora 20 minuti al Fusco. Siamo partiti. Faccio tutto questo, poi bellissimo, la vista sull'Adriatico, qui questo canyon che non so come si chiama, ma sicuramente Pierre ce lo sa dire. Ultimi 20 minuti di fatica prima di arrivare al Fusco, pausa mela. Ciao. Thank you.
Pausa pranzo fatta, il lumele è una cosa al volo, ci lasciamo indietro il fusco e adesso andiamo su per la testa, ci porta al Focalone, poi Acquaviva e giù per le Murelle. È un caldo boia, speriamo in qualche nuvola. E mentre salgo per il Focalone, ho fatto Monte Amaro, eccolo lì, tutta la via che scende giù è quella, la Rava del Ferro, spettacolare. Lì Monte Morrone, bello bello. Da qui si frantuma tutto, tutte roccette finite, e qui abbiamo la vetta del Focalone, dopodiché Acquaviva e giù le Murelle. Tanta roba. E ci siamo al Monte Focalone. Da qui 2 ore e 10 per il Monte Amaro, e questa è la vetta del Focalone, 2676, vista magnifica, posto stupendo, giornata top, e che devo dire, niente, la montagna è sempre la montagna, regala sempre emozioni, nonostante tutta la fatica, tanta roba. Focalone, primo 2006 di giornata, e adesso andiamo avanti, proseguiamo per l'Acquaviva. Meraviglioso dalla cresta che porta all'Acquaviva qua sopra, e lì da dove siamo partiti, qui il fusco, questa la cresta, e adesso dalle Murelle poi si scenderà giù per tornare su questa cresta qui. Tanta roba. Bello, qua sembra di stare sulla luna, tutto frantumato, tutto paesaggio lunare, bellissimo. E ci siamo, anche un'altra vetta, Acquaviva. Sulla luna. Una maiella. Oh, carino. Qui c'è un piccolo bivacco fatto in pietra. E qui la vetta del Monte Acquaviva 2737. Carina la croce, bello bello, raga, tanta roba, maiella.
Acqua viva fatta, adesso ci andiamo alle Murelle. Salendo sulla cresta delle Murelle, pieno di camosci, incontrati diversi, bellissimo, stupendo. Cima delle Murelle. Acqua, altra vista fantastica, tutto Adriatico. Oggi siamo partiti da Lido di Sono Lantenne, facendo tutta la cresta, scendendo giù di qua e salendo su fino al puntino giallo, il Bianco Fusco, poi dritti su per il Focalone e poi tutta la cresta fino là sopra al Monte Acquaviva. Poi siamo tornati giù e fatto tutta questa cresta qui, la cresta delle Murelle. Bel giro, bello bello bello. Consiglio, se volete fare una bella giornata, 3-2000 e tanta natura, tanta bellezza. È inutile che vi faccio vedere la parte di discesa, anzi non ve la faccio vedere perché comunque è un percorso che non ho fatto all'andata, quindi vi faccio vedere anche la parte della discesa. C'ho le Murelle, capelli al vento, bellissimi, e scendiamo da qui per il G7 e poi la via che abbiamo fatto col grande zio quando siamo venuti un paio d'anni fa. Scende, via! Via con le ginocchia! Via, via, via! E da qui, la meraviglia, l'anfiteatro delle Murelle. Da qui hanno messo un pezzo di via ferrata, non ce n'è quasi bisogno, anche se l'altezza poi c'è tutta, e come se c'è, che meraviglia, le gole
Se qui dovrebbero essere quelle di Fara San Martino. Possibile. Questo passaggio in ferratina, niente di che, fattibile, però comodo comunque avere un appiglio per scendere più facilmente. Pausa ripresa piedi. Ci voleva proprio, mamma mia. Come sto? Tornati alla fontana. Un po' d'acquetta e mo si ritorna verso la macchina. E poi a casa. Mi raccomando ragazzi, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, seguitemi, fate quello che vi pare, la campanella. Fatemi un di visualizzazione, aiutatemi. Se non vi piace, fatevi i cazzi vostri, non ci stanno problemi. Ciao.